intanto do il benvenuto a Marco Cinque e ai suoi amici laziali, perché non sono tutti di Roma, sono anche nella zona limitrofe. Come sapete, questa serata è dedicata a Fernando Eroscaro, che è un detenuto che si trova nel braccio della morte di San Quentin in California. Sia io che Marco siamo corrispondenti con lui, io da molto meno tempo, ma diciamo da quasi un anno, e la cosa che ho, non avendolo mai incontrato di persona, come invece è capitato a Marco, la cosa che ho capito dalle sue lettere è proprio la grande serenità di questa persona che, trovandosi in questa situazione da ormai 28 anni, ti parla, ti scrive delle cose come se tu incontrassi un pensionato nella panchina del parco, cioè si parla del tempo, di politica, di cose anche piacevoli, di arte, e non ti dà mai la sensazione di una persona disperata, come probabilmente è. Tra l'altro lui sta aspettando che vada in porto l'istituzione di un nuovo processo, perché evidentemente le prove accumulate nei giudizi precedenti non sono state ritenute sufficienti per dare seguito alla condanna a morte. Lui mi pare molto ottimista, anche se, come dicevo a Marco prima, non ha molta fiducia negli avvocati che lo hanno seguito in questi anni, tant'è vero che io scherzosamente, in una delle lettere che gli ho inviato, una delle ultime, gli ho consigliato eventualmente di affidarsi agli avvocati del nostro Presidente del Consiglio, visto che magari con loro lui sarebbe in grado di ottenere un rilascio quasi immediato, forse, anche se la giustizia americana non è quella italiana. Naturalmente lui è stato lo scherzo e mi ha risposto: beh sì, magari avessi anch'io quegli avvocati, perché effettivamente, da come me li ha presentati, i suoi avvocati, o perché erano avvocati d'ufficio, perché forse non hanno ritenuto di impegnarsi troppo in questo caso, perché lui è un nativo americano, diciamo che il suo caso è rimasto un pochino in disparte, diciamo, e quindi questa situazione ormai va avanti da troppo tempo e speriamo che prima o poi si risolva positivamente. Io ho finito qui, lascio la parola a Marco e al suo gruppo e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie Umberto. Io volevo solo aggiungere, io penso poi che sia più giusto lasciar parlare le parole di Fernando, e spiegano meglio quello che è il suo spirito. Volevo aggiungere che le letture di questa sera sono tratte da un libro che si intitola Saimaso, che significa in lingua yaki fratello cervo. Questo libro raccoglie leggende, storie della tradizione yaki e poesie di Fernando. Questo sono anche un modo per, attraverso quello che è la sua memoria, i suoi retaggi, per continuare a sperare anche in un futuro. Abbiamo pubblicato questo libro e tutti gli introiti di questo libro e degli altri che abbiamo portato lì servono a sostenere concretamente la sua causa. Quindi la vendita di questi libri contribuisce proprio al suo sostegno, più che al pagamento degli avvocati, come diciamo prima, servono proprio per la sua quotidianità, perché nel braccio della morte la quotidianità ha un prezzo molto, molto alto. Se tu vuoi comprarti la frutta, delle vitamine, delle cose diverse da quelle che passa, terribili, che passa al carcere, devi pagarle. Se hai mal di testa e vuoi comprarti un'aspirina, devi pagarla. Se vuoi spedire lettere agli amici e ti servono i francobolli, devi pagarli. E lì i prezzi sono doppi e tripli di quelli che sono all'esterno. Quindi capite bene che anche la quotidianità ha un prezzo molto alto, e quindi nel nostro piccolo noi cerchiamo di rendere un pochino più leggera la sua vita quotidiana. Vi auguro un buon ascolto. Le colombe rappresentano equilibrio, armonia, grazia, bellezza e determinazione. Portano felicità e buona salute. Sono 26 anni che mi trovo rinchiuso in questa prigione. Ci è permesso di uscire all'aperto dal mattino sino a mezzogiorno, in un piccolo cortile con alti muri di mattoni e palizzate collegate con delle catene. Sulla cima delle palizzate e dei muri ci sono strati su strati di filo spinato. Non c'è modo per nessuno di superare quel muro.
L'unica cosa che sono sempre riuscito a vedere da questo cortile è il cielo, col sole, le nuvole e gli uccelli che talvolta mi volavano sulla testa. In alcuni giorni del mese, se ero fortunato, potevo persino vedere la luna del mattino. 3 anni fa, in primavera, uscendo dalla mia cella per andare in cortile, notai sul pavimento di cemento vicino ad una recinzione che c'erano dei piccoli ramoscelli e dei fili d'erba. Guardando meglio, vidi in cima ad un palo di metallo un nido. Non era fatto molto bene perché il palo non offriva molto supporto. L'aveva costruito una aquilota grigia, una colomba del mattino, che aveva cercato di aggiungere più rametti e fili d'erba che poteva senza però riuscire a renderlo più solido. Quando depose le uova, queste rotolarono, cadendo e rompendosi sul cemento. Tutte le volte che uscivo potevo vederle, le piccole uova rotte. Dopo svariate settimane di tentativi e di uova rotte, la colomba se ne andò via. La primavera successiva, di nuovo, la stessa ostinata colomba era tornata per ricostruire il nido. Questa volta però riuscì a farlo più solido e le due uova non caddero. Qualche settimana dopo, quando i genitori venivano a portare il cibo, si vedevano le teste di due colombe piccine. Giorno dopo giorno ho visto quelle due creaturine crescere, ricoprirsi le ali di piume, imparare a volare. Era meraviglioso poter guardare quant'erano brave mentre volavano tutto attorno e attraverso il reticolato. Poi, un giorno, scesi in cortile e le giovani colombe se n'erano andate, volate via, per costruirsi un nido tutto loro. È stato molto triste, mi ci ero abituato, ma è stato comunque bello vederle crescere davanti ai miei occhi. Questa è la fine della storia. Nel mondo di un carcere, dove violenza e morte sono all'ordine del giorno, era un sollievo poter vedere che la vita continua. Una vita innocente, pura, che non sa concepire il male come spesso fa l'animo umano. Un equilibrio fra bene e male, giusto e sbagliato, speranza e disperazione. Ricordo quando camminavo in una parte dell'Arizona, dove le pareti dei canyon si incontravano col deserto ondulato, ispirando un senso di mistero e magia. Di notte, quando la brezza era morbida come una piuma che accarezza il viso, il mistero e la magia catturavano i sensi, il cuore e l'anima, e si fondevano nei tratti nascosti delle ombre notturne. Il respiro del caldo vento desertico e il silenzio della notte facevano sembrare ogni cosa che vedevo così delicata, così morbida, così vicina. La terra pulsava dolcemente, sussurrandomi che lei stava lì, da sempre, da ancor prima che antiche civiltà fiorissero e si spegnessero. Stava lì, da sempre, in attesa che io camminassi su di lei e che toccassi il suo cuore. Nei deserti, negli altipiani roggiosi, nelle valli e nelle foreste è scritta la storia dei popoli antichi che vissero, amarono e morirono entro i limiti della sopravvivenza, senza mai chiedere troppo, ma ancora aspettandosi meno. Le formazioni rocciose che sembravano guardiani nella calda luce lunare condividevano con me la storia della loro creazione, una creazione venuta per mano della madre terra, che le scolpì col suo possente alito. Mentre scrutavo le cime degli alberi, mi sembrava di vederli ondeggiare nella brezza come una danza nella notte, come se stessero cercando di spazzare e pulire tra le stelle. O erano forse le stelle che scendevano giù, scostavano le cime degli alberi per potermi scrutare? Come potevano rimanere incantato dalla bellezza, dalla dignità e dal mistero che avvolgeva la terra che amavo e che amo?
Madre Terra mi invitava a sdraiarmi sulla sua pelle, sul suo manto tessuto dal vento, dalla pioggia e dal fuoco. Mentre mi sdraiavo su di lei, Madre Terra mi trasportava attraverso il cielo della notte, condividendo con me le meraviglie dell'universo e preparandomi per un sonno colmo di sogni e di felicità. Salivo per toccare le stelle, allungandomi a percepirne il respiro. Poi scendevo ad accarezzare la terra. Mi protendevo verso me stesso e sentivo il battito dei cuori, mio e della terra, come un unico suono ritmato. Quando cedevo al mondo dei sogni, Madre Terra si prendeva cura di me. Mi sussurrava che anch'io ero una sua creatura, che non ero solo. Insieme, silenziosamente, ci univavamo al canto della notte e aspettavamo che il sole ci restituisse i colori che aveva portato con sé nel purpureo tramonto precedente. Anche voi, fratelli miei e sorelle mie, anche voi siete parte della Madre Terra. Protendetevi senza timore verso di lei e ascoltate il suo battito, lo stesso battito che ci accomuna tutti. Le condanne a morte rendono noi prigionieri prostrati e passivi. Nel tempo che intercorre tra la sentenza e l'esecuzione, spesso riusciamo a intravedere, se non addirittura a comprendere, il vero ritmo delle nostre vite. Usiamo la mano della speranza per tenerci aggrappati su un baratro di morte, un abisso affamato, immobile, sempre in attesa. Così l'ombra del nulla resta ogni giorno in agguato, annidata negli angoli dell'esistenza di noi condannati. La linea che demarca il limite tra paura e follia talvolta svanisce e i pensieri vengono manipolati da tocchi invisibili, così come i nostri stessi sensi attutiti, trasformati da qualcosa che non può essere vista né controllata, qualcosa che ci obbliga a trascinarci obbedienti dentro questo orrore. Ma la crudezza della condanna a morte ci fa anche scoprire il piacere delle piccole cose, affetto, gentilezza, lettere che ci arrivano da famiglie e amici riempite di sorrisi lontani. Ci aiutano a sopportare il peso dei giorni passati qui e ci guidano a confidare nel domani. Quando si riceve una condanna a morte, si sopravvive solo ripetendo a se stessi: questo non sta accadendo a me, la giustizia alla fine avrà ragione. E ogni mattina, nonostante tutto, bisogna provare a svegliarsi col coraggio di un sorriso. E non si deve permettere a niente e a nessuno di portarti via quel sorriso. Poi un giorno apri gli occhi e senti che la luce del sole penetra calda attraverso le sbarre d'acciaio e le sudice mura di cemento. È successo! L'ombra della morte è svanita e non ha più angoli oscuri dove annidarsi. Dopo 20 anni passati nel braccio, non ho più la pena di morte scolpita nel mio futuro. Il sollievo e la gioia mi avvolgono anima e pensieri. Il sollievo di sentire che la morte ha lasciato la sua presa. La gioia di sapere che famiglia e amici ora avranno una preoccupazione in meno. Dopo la sospensione della mia condanna a morte, lentamente ho iniziato a riaprire gli occhi, a vedere e riconoscere il mio valore d'aver saputo resistere in tutti questi anni di lotte. Non bisogna mai arrendersi, non smettere mai di sorridere. I sogni possono farsi veri se davvero lo vogliamo. Abbiamo solo bisogno di crederci fino in fondo. Adesso posso finalmente stringere il mio pugno verso il cielo e gridare sì. Quando sono cresciuto, ho colto che nel silenzio della Madre Terra ci sono le voci. Voci senza suono. I colori delle rocce,
il muoversi delle piante, le forme cangianti delle nuvole. Ogni cosa mi parlava nella sua propria lingua. Fu allora che i miei occhi si aprirono. Non ero più solo. C'è un mondo meraviglioso là fuori, un mondo sul quale possiamo contare, che dipende da noi e dal quale dipendiamo. Basta avere gli occhi per vederlo. Tutto quello che ora esiste, anche quello che dovrà venire, è imparentato a me, a noi. Siamo tutti nati dalla stessa madre. Oggi Madre Terra è addolorata, vorrei curarla. Mi rendo conto però che sono proprio gli umani che invece hanno bisogno di cure. La Madre Terra non nasconde la sua bellezza dietro i fiori, al contrario, li utilizza per rilevare una qualità che possiede dentro di sé. Ci sta mandando un messaggio di antica saggezza, ci sta insegnando che anche noi abbiamo lo stesso potenziale nascosto dentro. Guarda ciò che è intorno a te, poi guarda dentro di te. Siamo solo una traccia sui sentieri del creato. Non temere il domani. E il domani è già fatto da te. La terra è sacra, la vita è sacra, il cerchio è sacro. Segui tutto questo e vai a raggiungere i tuoi sogni. Naturalmente non posso ignorare il fatto che sono nel braccio della morte, in una delle situazioni più drammatiche. Ma non c'è niente di sbagliato nel tirare fuori un sorriso per ogni giorno che sono qui. In questi anni la gente è in cerca solo di scienza, scordandosi che cosa sia la sapienza. Io credo che oggi in fondo la scienza rappresenta il passato. Il futuro può darcelo solo la sapienza. Tutti abbiamo problemi nella vita. L'importante è che non siano i problemi a gestire la nostra esistenza. A volte immagino di avere una finestra nella mia cella, da dove poter guardare il sole, veder volare gli uccelli e sentire il respiro del vento. Però quando i miei piedi toccano il pavimento freddo, la realtà ritorna impietosa e vivo il giorno come tutti gli altri, rinchiuso, però anche con un po' d'allegria, un sorriso e molta speranza. Si può vivere, si può morire, ma nessuno dovrebbe vivere aspettando di morire. Finora abbiamo sentito le parole di Fernando e quanto è capace di essere profondo e leggero non dà l'idea di stare appunto in un luogo così terrificante. E quindi adesso per un momento vorrei portarvi dentro il luogo dove Fernando vive. Questo testo l'ho scritto per una raccolta poetica che si intitola Poeti da morire e per un'altra antologia che si intitola Dalla parte del torto. Il testo si intitola Non sono quello. C'è una geografia del dolore sul mio corpo promesso a nulla. Ogni poro, ogni ruga, ogni lembo di pelle, senti, sono il grido sordo del conto alla rovescia. Quando la bocca sarà asciutta e il terrore insostenibile, allora potrò pensare, non sta accadendo a me. Non sta accadendo a me. Non sono io questa vena aperta, con l'ago a scavarmi dentro,
Non io gli elettrodi che friggono i pensieri come scintille e gli organi interni in ebollizione. Non io questo rantolo strozzato nel cappio che schizza via la vita dalle orbite e la lingua penzoloni. Non io a cagarmi nei calzoni. Non io lo sguardo di mia madre stravolta dietro il vetro e mio figlio che batte i pugni disperato. Non io che incontro gli occhi compiaciuti, i parenti dell'assassinato, a godersi il circo in prima fila sgranocchiando popcorn seduti. Non io, il boia, che stanco torna a casa. Anche oggi ho guadagnato da vivere, cara. Non io, la bara, la fossa, la croce bianca. Il mio nome è nessuno. Nessuno. E la morte? L'ho già vissuta in 20 anni di attesa. Oh miei, miei coraggiosi papaveri, risorti al grano acerbo, adesso sì che vi piangerei uno ad uno, come le labbra morbide di un ballo promesso, come i bicchierini pieni, le pisciate all'aperto, i passi a respirare strade fino all'alba, come l'eco di risate allontanarsi. Allontanarsi. Io, seduto al ciglio, con l'inferno a squassarmi dentro e il capo sporto sull'abisso. Sì, è esattamente l'abisso a governare il tempo. Dicono duri pochi santi e via, poi più nulla, più nulla. Ma è in quegli istanti che ci abita l'eterno. Non sono io, non sono quello, non sono quello. Mi chiamano indiano, mi conosco con un altro nome, mi dicono persino chi sono. Un sognatore in cerca delle sue visioni. Ho indossato pelle di cervo e sono davvero un selvaggio, nato in una tribù che ha sempre cercato oltre i confini del tempo e dello spazio. Umano in tessuto di natura, nel legame che accomuna ogni cosa sui sentieri di saperi e visioni, giunto da tempi remoti e ancora a venire. C'è una comunione nel cerchio che tutto accoglie in origini che paiono misteriose tra me e il passato, come colori che scrivono la vita. Nelle tante strade banali del mondo, eccomi. Sarei forse io, il selvaggio? Sono un pensiero antico e tribale. Sono semi di saggezza lasciati, fecondità d'orgoglio che resiste. E sono colui che lascerà un segno nel fluire ininterrotto degli inverni, un'impronta sbiadita fra le rocce, che appassisce verso una destinazione accennata e ancora mai vista. Esisto nel canto di un giorno d'estate che sfuma nella notte, con tutti i miei sacrifici da offrire e altri già offerti per raggiungere la mia visione. Mi chiamano indiano. Mi conosco con un altro nome. Splendo dal fondo del buio, lottando per non soccombere al destino manifesto. Lo sono un indiano, lo sarò per sempre. Sopravviverò alla mia innocenza perduta e danzerò ancora su mia madre, la terra, orgoglioso, forte, guerriero. Vento, come un cavallo che abbatte i recinti dell'anima, fluendo vitale energia. Vento, che sussurra al mio ascolto lievemente, come un tenero bacio. Vento, che non dovremmo mai pensare di possederti, e la tua essenza esiste persino tra i più logori sentieri dei sensi. Vento,
che quando la mano ti chiama toccando il vuoto, il cuore si ferma con te e vi fate quieti come un sogno d'estate nel silenzio che risponde al silenzio. Vento, come nascere nella tua voce, nella forza di saperti gridare in una forma indistinta allo sguardo, sulla eco che risponde solitudini. Vento, sollevami dal fardello della ragione, dall'aridità dei sentimenti malati, e riportami al mio primo respiro per mostrarmi gli errori compiuti. Riconducimi al principio, vento, senza più corpo e occhi e pensieri, preso nei tuoi vortici danzanti. Ascolto, cambio, apprendo. Vento, non siamo che un unico soffio sceso nel grembo della terra, per questo mi lascerò attraversare da te, per conoscere finalmente il tuo colore. Il deserto non ha strade che allevino il mio cammino, e il grande saguaro troneggia alto sui suoi decenni di saggezza. Mi inoltro nella prima luce mattutina in un giorno di quiete primaverile, cercando suoni incantati ed angoli sacri. Da dove arriva la forza che fluisce attraverso ogni cosa, nasce la stessa energia soffiata nel primo fiore. E i fiori si aprono coi loro petali offerti al cielo e ondeggiano al sole che passa, accennandomi un saluto. Centinaia di piccoli fiori, con gli occhi che vagano in cerca, ascoltano i miei passi in arrivo. Riscaldati dalla brezza del deserto, sfidano una terra aspra, riarsa. Sono simboli di pure, legittime armi per difendere il bene dal male, approvazione divina e ricompensa. Danzano i fiori come su un refolo di suoni, e ondeggiano e vibrano e gioiscono al richiamo del sole. Da dove la vostra musica, fiori, che non mi stanco mai di ascoltare, da dove questa felicità, questa delizia, questi sussurri e sorrisi e respiri? Voci e immagini all'unisono vivono nel bisbiglio di anime antiche e spalancano una finestra sul mio sentire, diffondendo il profumo della vita. Fiori, seminati in terra, sbocciati al cielo, dove la pace regna, come dovrebbe tra noi, ma questa bellezza confonde, mi spezza il cuore, perché è qui, in loro, che trovo il mio Eldorado. Quando me ne andrò, sarò fiori di cielo e fiori sulla terra e verità e vita eterna. Guardo la terra dei fiori e tutto, tutto di lei, ogni cosa, è me. Generazioni scivolate nel silenzio del tempo, nomi trascorsi e mai dimenticati, reali come il seme dell'oggi nello spirito di un passato che sfuma. Quanta saggezza lasciata prima di morire, l'impronta di pollici battute sulle nostre storie, offerta sul piatto rituale di una vita per festeggiare sino al tocco del crepuscolo. Essi ci spingono a ricordare, le loro immagini scorrono nell'aria piena di ombre, un mondo di ombre che vive nelle cerimonie terrene. Essi ancora esistono ai nostri occhi di fede, in altri mondi e modi di essere per ritrovarci nel ritorno, dopo la fine, e parlarci in sogni e sospiri. Voci di immagini scolpite sulle pietre nascono dalla nebbia del tramonto e cercano noi per donarci ciò che non troviamo qui, nella natura smarrita dei nostri giorni.
Un vecchio muore, un libro si chiude. Come? Come li ricorderemo? Attimi perduti nei nomi, nelle memorie, cercano di rinascere in noi stessi. E restano sussurri di un tempo andato e andato, ma che torna di nuovo per parlarci di ciò che stiamo imparando, incoraggiandoci ad affrontare le nostre paure. Questo canto è per voi, antenati, per innalzare la gratitudine al cielo, per tramandare retaggi e radici, perché la musica dei nostri figli viva e in eterno. Creatore, dovunque siano andati gli anziani, il loro passato esiste e ci aspetta come in un cielo immaginato per danzare una volta ancora su questa terra. Intona il tuo ultimo canto, sole, sul bagliore che cede alla notte, con la luce che lotta per restare, ma non può che svanire. Le braci del tramonto ardono, infiammando la linea dell'orizzonte, per arrendersi al giorno finito sull'ultimo rantolo di un raggio. Madre Terra ti renderà la luce che ha custodito, sole, e il tuo vagare d'attesa nel buio racchiuderà un tepore di solitudine. Le voci notturne riempiono l'aria, mentre un grillo canta per i nostri sorrisi e il polline di mais incipria la notte sul mondo che riposa fino all'alba. La luna disegna ombre di spiriti sulla terra, sa come lontane ci chiamano, danzando sui balzi del coyote al rumore della caccia. Gli anziani reclamano il nostro ascolto. Lo splendore del tuo occhio, sole, cederà i sogni dell'oscurità, ma il sorriso che indossi è vecchio, di mille e mille e mille anni. Fuori, sul pavimento deserto, me ne sto a testa bassa. L'aria secca porta profumi come vissuti di un tempo in passi scaldati dal sole e una galleria di stelle che s'apre come la visione di un mondo vero ma invisibile, comunque avvolto nel mistero. Stelle, occhi di antenati vigilano nella quiete notturna, silenziosi e distanti, come lo sguardo dell'universo e il suo stesso respiro. La notte diventa un nido pieno di sollievo e promesse sotto un oceano di luce lunare che nutre la radice delle mie ossa e la memoria inizia a risveglio. Scruto attraverso lo sguardo, misurando il mio tempo, i miei retaggi e percependo la vastità dello spazio in quella coperta indistinta di ombre cui appartengono le mie celle più remote, come qualcosa che era e che vive ancora, che dorme ad occhi aperti per ammirare i colori delle voci della notte. Dipingo i miei pensieri con ciò che mi aspetto di vedere o che voglio vedere dentro questo spazio antico, dove vago per riposare nel sussurro della mia anima che si espande in questa breve vita, sperduta in una landa desolata. L'ultimo testo, che è di un altro mio fratello adottivo, oltre a Fernando Caro, nel braccio della morte c'era anche un anziano di ascendenza Cherokee, lui si chiamava Ray Allen, in Italia era conosciuto come Orso che Corre, questo era il suo nome Cherokee. Orso che Corre è stato ucciso nel 2006, il 16 dicembre, il giorno successivo al suo 76esimo compleanno. Ha passato 30 anni nel braccio della morte, lui era, oltre ad essere molto anziano, era anche parecchio ammalato, era affetto da un diabete che lo aveva reso
cieco e lo costringeva a deambulare su una sedia a rotelle, la stessa sedia con cui l'hanno spinto fino alla camera della morte. Tra l'altro era stato anche colpito da due infarti, l'ultimo infarto appena 3 mesi prima dell'esecuzione. Lo hanno salvato, lo hanno curato benissimo, l'hanno rimesso in sesto perché volevano avere loro tutto l'onore. Ultimi desideri. Non possiamo vedere la luna e le stelle da qui dentro, perché le finestre sono così alte che non possiamo guardare fuori. Sono passati già più di 20 inverni da quando ho visto nonna luna, le nostre cugine, le stelle. E sono passati già più di 20 inverni da quando ho potuto camminare scalzo sulla pelle della madre terra. Ho potuto camminare solo su cemento in tutti questi anni, perciò qualche volta togli i tuoi mocassini e cammina a piedi nudi sulla madre terra. Fallo per me, per questo vecchio orso. E qualche notte guarda nonna luna e le nostre cugine, le stelle, e trova un bell'albero e abbraccialo. Abbraccialo per me. Mi mancano tutte queste cose. Quando arriverò alla fine della mia vita e il sole tramonterà su di me, non voglio lacrime in una stanza piena di tristezza. Perché piangere per uno spirito che è libero? Senti la mia mancanza per un po', ma non per troppo. E non con la testa china. Sii felice per me, indossa un sorriso, che finalmente sono fuori dal braccio della morte. Questo è un viaggio che tutti dobbiamo compiere e ognuno deve andare da solo. Tutto, tutto è parte del piano del Creatore. Un passo sulla strada verso casa. E quando sei triste e solo, di me conserva solo buoni ricordi. Pensami ogni tanto, sapendo che non sono più nel braccio della morte, ma che sto camminando orgoglioso e libero. Pensami ogni tanto, ma non col capo chinato. Tieni il mio amore nel tuo cuore. Senti la mia mancanza, ma lasciami, lasciami, lasciami andare. Ray, orso che corre, Allen, Cherokee 18, braccio della morte di San Quentin, California. Visto che abbiamo parlato di pena di morte, volevamo così esprimere una specie di decalogo. Sì, nel braccio della morte ci stanno anche tanti innocenti, ma noi diciamo no alla pena di morte proprio come principio, come concetto, per questi motivi che leggiamo. Dico no alla pena di morte perché è diseducativa, è una lezione di morte con la quale si pretende di insegnare a non uccidere. È come se un insegnante pretendesse di insegnare la non violenza con l'uso della violenza. Dico no alla pena di morte perché è iniqua e razzista. Non vale per i ricchi e i potenti, ma è direttamente proporzionata al tuo conto in banca e al colore della tua pelle. Dico no alla pena di morte perché, anche se inflitta per secoli e secoli e secoli, non è riuscita a cancellare l'ingiustizia e il crimine dalla faccia della terra. Al contrario, i dati statistici di ogni epoca storica ci dicono che la violenza, il crimine e l'omicidio aumentano nei paesi che la applicano. Dico no alla pena di morte, perché quando è uno Stato a uccidere, siamo tutti boia. Dico no alla pena di morte, perché con la logica dell'occhio per occhio dobbiamo chiederci quale sarà l'ultimo anello di questa orrenda catena. Un uomo solo in un mondo di morte. E questo è il mondo che vogliamo. Dico no alla pena di morte
perché fino a quando esisterà anche in un solo angolo della terra, l'umanità non sarà uscita dalla barbarie. Dico no alla pena di morte, perché siamo gli unici esseri viventi del pianeta che uccidono i propri simili con un'azione di pubblica vendetta, commettendo la forma di omicidio più premeditata che esiste. Dico no alla pena di morte, perché non capisco come possa uno Stato considerare immorali e inaccettabili la truffa, il furto e lo stupro, ma poi non esitare a far proprio e a riproporre il peggiore di tutti i crimini, l'omicidio. Dico no alla pena di morte, perché se non riusciremo ad estirpare sin da ora e sin da noi stessi questo ferale principio, saremo prossimi a un'umana cecità, al buio della ragione, al trionfo della bestia. Dico no alla pena di morte, perché è disumana e ingiusta, ma il riconoscimento di una cosa ingiusta non vuol dire nulla finché non diventa la necessità di cambiarla. Dico no alla pena di morte, perché il braccio della morte è un assassino e perché il braccio della vita ha il diritto di fermarlo. Abbiamo apposta due braccia. E infine dico no alla pena di morte con le parole del mio fratello adottivo Fernando Eroscaro: si può vivere, si può morire, ma nessuno dovrebbe vivere aspettando di morire. Grazie a tutti gli amici, a Umberto, ad Armando, ad Alita, a Beppe, che hanno, e alla ritmica e alle percussioni di Pino Pecorelli. Questa sera, mentre noi eravamo qui a, così, a esprimere queste parole, questi suoni, che in qualche modo non erano strumentali l'uno all'altro, ma erano due linguaggi che interagivano, anche per stabilire, soprattutto di questi tempi, un principio importante, cioè che la diversità deve essere un'occasione di incontro e di arricchimento e di crescita, e non un motivo di esclusione e conflitto. Ma questa sera Fernando, questa persona per cui abbiamo realizzato così questa serata, a cui l'abbiamo dedicata, è in qualche modo in contatto con noi, anche se è dall'altra parte dell'oceano e dell'umana ragione, in un piccolo buco di cemento e acciaio. Lui in questo momento ci assicura che ci sta ascoltando, e sono curioso di quando mi scriverà la lettera dove mi spiegherà cosa ha sentito. Grazie.